sfortunato. Un ingresso sfortunato perché c'era la possibilità di rimetterla in pista e purtroppo per un episodio sfortunato abbiamo preso il secondo gol che ci ha un po' tagliati fuori, dai. Sostanzialmente è questo che ci ha un po' tagliato le gambe, il secondo gol che comunque quando sei nel momento che stai attaccando, nel momento che stai giocando, un episodio sfortunato ti condiziona. Io in realtà ho sempre giocato lì, cioè io ho sempre giocato davanti alla difesa, però a esigenza gioco anche mezzala, come avete visto all'inizio dell'anno, e soprattutto penso che se c'è la possibilità di imparare più ruoli e di giocare in più ruoli, un giocatore è solamente che avvantaggiato, quindi dove mi mettono gioco, cerco di fare il meglio possibile. Ah, guarda, per saperlo devi provare, però finché non provi non lo sai, quindi io fisicamente sto bene, sto molto meglio rispetto a qualche tempo fa, e naturalmente l'infortunio condiziona, ma ormai è acqua passata, e spezzoni li ho fatti, fisicamente ho retto, quindi penso proprio di poterla reggere una partita. Guarda, le sconfitte fanno male sempre, in qualunque caso, naturalmente. Più passa il tempo e più la sconfitta pesa. E pesa perché comunque in settimana lavoriamo, in settimana ci impegniamo per fare il meglio possibile per ottenere il risultato. Quando fai fatica, lavori, ti impegni e il risultato non arriva, è normale che ci sia un po' di scoramento. Naturalmente il mister avrà anche detto, e siamo tutti d'accordo, che deve essere un momento adesso passeggero e poi da lunedì si ricomincia a lavorare, perché non ci si può fermare. Se ci si ferma noi siamo perduti, quindi dobbiamo lavorare, dobbiamo tenere la testa alta nell'atteggiamento, ma abbassarla per lavorare ed essere competitivi sempre.